Ciao a tutti, io sono Carla. Oggi prepariamo insieme la pasta sfoglia veloce. Per questa ricetta ti occorreranno 250 g di farina zero, 200 g di burro tagliato a dadini, 120 g di acqua, 5 g di sale. Ho tagliato il burro a dadini, ho scelto un burro bavarese di qualità. Adesso metto il burro nel congelatore a solidificare perlomeno per 15 minuti, insieme all'acqua che dovrà essere ben fredda. Trascorsi 15 minuti, tolgo il burro e l'acqua fredda dal congelatore. Per preparare il composto andrò ad utilizzare un mixer. Intanto metto la farina, il sale e il burro ben freddo. Aziono il mixer per 20 secondi. Metto l'acqua ghiaccia. Aziono nuovamente il mixer e quando il composto andrà a compattarsi, spengo subito. Spengo subito perché non voglio che si surriscaldi troppo. Tolgo il composto dal mixer, lo sistemo sul piano di lavoro. A questo punto lo compatto con le mani, formando un panetto. Non dovrai lavorarlo, lo dovrai solo compattare. Adesso prendo della pellicola alimentare oppure della carta forno, come preferisci. Ci sistemo il panetto, chiudo il tutto e schiaccio bene. Gli do possibilmente una forma rettangolare. A questo punto lo metto nel congelatore perlomeno per 20 minuti. Trascorsi 20 minuti, ho tenuto il mio panetto nel congelatore, posso iniziare a fare le pieghe. Metto della farina sul piano di lavoro, anche sul panetto, inizio a picchiettarlo in entrambe le direzioni e poi lo stendo. Cerco di dargli sempre una forma regolare. Se si dovessero formare delle crepe, ricompatta il tutto. Formo una sfoglia lunga 40 cm e larga 20. Una volta formata una sfoglia lunga 40 cm per 20, inizio a fare il primo giro di pieghe a 3. Poi giro la sfoglia con l'apertura verso destra. Infarino nuovamente il piano di lavoro e procedo ottenendo un rettangolo lungo 40 cm e largo 20. Arrivato a questo punto, faccio un'altra piega a 3 e giro la sfoglia con l'apertura verso destra. Vedrai che piano piano la tua sfoglia diventerà sempre più elastica. Procedo facendo l'ultima piega a 3. Questa è la terza piega a 3. Piego nuovamente la sfoglia con l'apertura verso destra e adesso faccio un'ultima piega a 4. Come puoi vedere, sono riuscita a fare tutte le pieghe senza tempi di riposo tra una piega e l'altra, proprio perché ho tenuto il mio panetto nel congelatore. Adesso livello un attimo la mia sfoglia e faccio la piega a 4. 1. 2 e 4. La mia pasta sfoglia semplice è pronta. Ed ecco la mia pasta sfoglia semplice pronta per tutti gli utilizzi, sia per dolci che salati. Ti faccio vedere come si presenta. Si notano le sfogliature? Spero che la ricetta ti sia stata utile. Un abbraccio, a presto!